Salve e benvenuti a Mio Cinema, il progetto di Lucky Red, di Circuito Cinema, delle tante sale che hanno aderito per portare il cinema di qualità nelle case di tutti e per sostenere il cinema e i cinema che partecipano a questo progetto. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi Salvatore Mereu, e di poter presentare il suo ultimo film a Sandira. L'abbiamo visto a Venezia, poi è uscito in sala, poi la stagione si è bloccata. Ma partiamo dal trailer, ecco, vediamo assieme il trailer e poi incontriamo Salvatore Mereu. Per tutta la vita mi hanno educato a non credere a nulla lasciarmi andare al desiderio. La fortuna però cambia anche il giro. Ciao, va! Nonno, ciao! Venivano ogni estate a trovarmi, insieme alla sua compagna. Questa volta ci fermiamo anche un po' di più. Il turismo, qui che adesso rendo. Il teschi se ordine noi. Questo è a Sandira. C'è gente del mio paese che vuole venire a vedere l'antico lavoro di pastore. Tu non sei mai stato a pastore. Qui ci siamo qui a narrare. Bah, io sto dicendo per finta. Sarà la nostra reggia. E qui attorno ci faremo anche un bel villaggio di capanne. Te chi devo fare da Dio qui? Te stesso, quello che sei. Quanto ci teneva la Sandira, che gli è costata la vita. Io sono Silvio Pestis, il magistrato inquirente. Tutto quello che poteva prendere fuoco l'ho preso. All'inizio mi sono tenuto in disparte, con la doppietta, da pastore antico, come volevano loro. Ma, lasciato spara, non tu pensi che si potesse spassire, no? Ma che lei sappia, a Sandira aveva dei nemici. Andiamo, 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 andiamo
E no, se non ti muovi, ci perdi, tutto ci perdi. Mario! Ma non vede cosa sta succedendo? Ma lei non ha capito cosa sta succedendo? Ai vecchi non conviene discutere con i giovani, che ci perdono sempre, che sarebbero di questo mondo nuovo. È un gioco, nonno. Solo un gioco. Salvatore che sta entrando, manca invece Gavino Ledda che all'ultimo momento non è riuscito a essere presente a questo incontro, ma lo vedremo molto nel film. Ecco, io partirei proprio da Gavino Ledda, nel senso che è impossibile non pensare a Gavino Ledda e a Padre Padrone, e quindi è impossibile non pensare che quando tu hai immaginato che il protagonista di Assandira potesse essere Gavino Ledda, non volessi in qualche modo ripartire da lì, ecco, ripartire da questa grande storia che aveva fatto conoscere in Italia e nel mondo la Sardegna, la storia di un giovane che vuole studiare, che vuole affrancarsi da questa Sardegna arcaica, dal padre violento, e tu in Assandira in qualche modo ribalti tutto, nel senso che il protagonista è questa volta il padre, ma verrebbe quasi da dire che qui siamo non più a Padre Padrone, ma siamo a Figlio Padrone. Sì, questo capovolgimento c'è stato, non so quanto consapevole, perché uno fa un film e poi capisce bene quello che ha fatto, a cose fatte, diciamo, anche se si parte da un libro che ti segna un percorso. Riguardo a Ledda,
quella che sembrerebbe la continuazione di un discorso, in verità, quando questa esperienza è cominciata, ho avuto la preoccupazione potesse essere un limite, perché appunto, come hai ricordato tu, l'Edda è così iconico, è così importante, è così entrato nell'immaginario, soprattutto di chi guarda alla Sardegna, che poteva essere persino un'insidia, un pericolo per il film. Io avevo la preoccupazione, scegliendolo, che la gente finisse poi per guardare all'Edda e non al personaggio che era chiamato a interpretare. Guarda, a questo proposito, ricordo un aneddoto di Fellini, visto che ce l'hai dietro in quella sorta di tua Cappella Sistina. E Fellini, mi pare, in occasione della lavorazione di Ginger e Fred, se non sbaglio, pensando al presentatore televisivo dopo che aveva scelto la Masina e Mastroianni, diceva: il presentatore ideale di questo film sarebbe Alberto Sordi, se la gente appunto non lo conoscesse come Alberto Sordi, e quindi per via di questa sua estrema come dire, fama, il rischio è che affossi il mio personaggio, e fece in quell'occasione un'altra scelta. Ora, con tutte le dovute proporzioni, dico che quell'insegnamento come dire, l'ho tenuto vivo, e però alla fine ho scelto l'Edda perché, come hai detto giustamente tu, ha nel suo viso il racconto millenario di un popolo, di un mondo che sta andando a distinguersi, di cui lui in qualche modo è un po' l'ultimo baluardo, ecco. Ecco, mi incuriosisce molto come è stato lavorare con Gavino Ledda, che non è un attore e che qui è presente praticamente dalla prima all'ultima inquadratura, una presenza molto, molto forte. Sì, allora, quando gli ho proposto il film era, come dire, un po' restio ad accettarlo, perché lui ha un rapporto col cinema che non è certamente pacificato. L'esperienza di Padre Padrone è un'esperienza in cui lui ha fatto sì l'attore in un piccolo cameo, dove poi fondamentalmente faceva se stesso, ma è un'esperienza che nella sua lettura forse a torto falsa quella che era diciamo l'idea del romanzo. Poi, sulla scia di quel successo, lui ha avuto la possibilità anche di fare un film da regista, Ibris, dove ha fatto anche l'attore, però era un'esperienza così indietro nel tempo che dove poi peraltro, come dire, dirigeva se stesso, che non poteva essere usata certamente come termine di paragone. Per cui è stato come iniziare di nuovo. Però Ledda è un uomo di grande sensibilità e, una volta poi accettata la sfida, ci è entrato con tutta la curiosità anche del neofita, se vuoi, e con una generosità che neanche gli attori a volte sono disposti a concederti. Ecco. Ecco, alle mie spalle, giustamente tu non ti è sfuggito, l'hai visto immediatamente, c'è questo meraviglioso Il Manifesto di Leonard Cohen, disegnato da Geleng, guidato da Fellini, che gli ha chiesto in pochissimi giorni di realizzare questo affresco, e a Marcord è proprio l'esempio assoluto di un film che racconta un luogo, una terra, anche se poi in realtà neanche un metro di pellicola fu girato a Rimini. Tu hai girato tutti i tuoi quattro lungometraggi in Sardegna, e anzi per quattro volte, per tre volte, anzi, ti sei ispirato a testi letterari sardi. Ecco, in questo caso il tempo tra l'ultimo film, tra Bellas Mariposas e Assandira, è stato un tempo molto, molto lungo, sono 8 anni.
Ecco, ci racconti i problemi che questo film ha avuto. Beh, intanto una delle cose che uno dovrebbe imparare a fare dopo tre film è quella di scegliersi un progetto che sia, come dire, alla portata dei propri mezzi, ecco, cosa che io evidentemente non ho fatto, e scoprirlo quando si è già instradati può essere per certi versi una trappola, perché a volte il fascino che deriva dalla storia che si vuole raccontare e la motivazione che ne segue ti portano in un certo senso a non guardare alle reali difficoltà che ci possono essere dentro una sceneggiatura. Con Assandira è accaduto fondamentalmente questo. Io ho cominciato a sceneggiare questo libro di Angioni che ho letto all'indomani della sua uscita, senza preoccuparmi troppo di cosa andavo a scrivere. Insegnamento elementare che mi avevano, come dire, consegnato nel primo mese del Centro Sperimentale di Cinematografia, ma che evidentemente ho dimenticato subito. E quindi a un certo punto mi sono trovato nella condizione di chi era troppo avanti per poter abbandonare un progetto, perché poi si stabilisce anche un legame profondo con la storia che vuoi raccontare, e quindi troppo difficile rinunciarci, e quindi mi sono trovato nella condizione di cercare un modo e dei mezzi per realizzare un film che evidentemente per peso produttivo era fuori dalla mia portata. Questo fondamentalmente è successo. Aggiungici poi che la lavorazione proprio per questo limite è stata abbastanza perigliosa, ed ecco che abbiamo fatto 8 anni. Il tempo, se ci pensi, è eterno rispetto a chi questo lavoro lo fa per mestiere, ma così stanno le cose. Ecco, poi prima di entrare nel film, ti chiedo del cast, che credo sia uno dei punti di forza del film, che è un cast molto, molto sorprendente. È sorprendente vedere Gavino Aledda come protagonista, ma il personaggio del figlio, interpretato da Marco Zucca, è un volto assolutamente perfetto, ma è un non attore, e poi c'è una attrice tedesca che interpreta la moglie del figlio, Anna König, e poi c'è un pubblico ministero, un ruolo molto, molto importante, che è interpretato da un attore di teatro che avevo lavorato poco nel cinema fino adesso, che è Corrado Giannetti, e che è assolutamente perfetto. Ecco, mi sembra un pubblico ministero ideale. Allora, io in questi anni non ho dato mai troppa importanza al curriculum degli attori. Ho sempre guardato fondamentalmente a chi avevo davanti, alle facce, a quanto l'immagine di un attore potesse avvicinare l'idea del personaggio che avevo in mente. E usando questo principio non sempre ho considerato a volte degli attori di professione. Il caso di Zucca in questo film in un certo senso ripete esperienze fatte con i film precedenti, ma non ho mai però al contempo disdegnato l'idea di utilizzare degli attori quando ho la possibilità e la fortuna di incontrare quelli giusti per la parte. La König che ricordavi l'avevo vista per caso in una proiezione al Mercato a Berlino, dopo che mi ha incuriosito la sua faccia che c'era nel manifesto, e subito mi sono convinto che poteva essere l'interprete giusta, e per di più, non essendo un'attrice del nostro territorio, mi arrivava quasi con tutta la forza che spesso possono avere i non attori, che hanno dalla loro il vantaggio di non avere un viso troppo usurato. E Giannetti invece, ad esempio, è stata una scoperta per me, perché lo conoscevo come attore di teatro,
ma essendo un grande interprete, in questo film ha subito dato prova di quale utilità può essere capace un attore che sa fare bene il suo mestiere, che quasi con uno switch dimentica il suo modo di porsi col pubblico, che è proprio del teatro, per trovare una naturalezza che lo rende un personaggio, credo, molto credibile. Sì, e poi c'è come hai raccontato questa storia di carne, sangue e fango. Il film comincia con una pioggia torrenziale, biblica, che sembra travolgere tutto. E fin dall'inizio il film ha un movimento assoluto, ecco, gli interpreti non si fermano mai, la macchina da presa non si ferma mai, i piani sequenza la fanno da padrone e mi chiedo come è stato possibile girare un impianto, una messa in scena così complessa con attori e non attori, ecco, e non in studio. Questo mi sembra uno degli elementi più evidenti, più forti del film, più impossibili anche del film. Ecco, mi sembra una sfida impossibile. Beh, allora, l'idea di girare il film per piani sequenza è venuta quasi da subito, e in un certo senso è stata un po' l'evoluzione di un modo di mettere in scena la storia che forse c'era già in Nuce in Bellas Mariposas. Qui forse l'ho portato all'estremo e non vorrei che sembrasse la cosa così parossistica e fine a se stessa. In verità il piano sequenza, se è usato senza il gusto così dell'esibizione basta, ma con l'intento di provare a stare addosso agli interpreti per raccontare l'emozione di una scena, ti dà l'illusione di partecipare a qualcosa mentre accade, molto di più di quanto non accada con il montaggio classico, che comunque in un certo senso prende per mano lo spettatore e lo guida. Arriva persino a tirargli le orecchie. Ecco, poi non è vero che il montaggio in piano sequenza non c'è, è semplicemente invisibile, e in questo film la macchina quasi sempre è mossa più dagli attori, non prende mai delle iniziative proprie. Però, ripeto, non c'era la volontà né di esibire il mezzo né di raccontare la conquista di questo mezzo, ma l'idea di raccontare in modo aderente alla storia, alle emozioni dei personaggi, questa vicenda, ecco. Sì, Certamente, mi scusami, sembra che tu certamente. ci sia riuscito completamente, anche perché il film è una detection, per tutto il film cerchiamo il colpevole, che evidentemente non sveleremo qui adesso, ma il film ha questa tensione assoluta che appartiene proprio al movimento dei tra i personaggi, tra i loro sguardi, ha il movimento della macchina. E il film racconta uno scontro tra una cultura che non c'è più e un nuovo mondo, ecco, che però non è il nuovo mondo risolutivo e liberatorio che in fondo il padre padrone avevamo immaginato, anzi. Ma io credo che questa impossibilità di comunicare tra questi due mondi sia stata una delle ragioni che forse mi hanno spinto a raccontare questa storia, perché anagraficamente io forse sono a metà strada tra un personaggio come quello di Mario e uno come quello di Costantino. Però, come dire, ho conosciuto nella mia esperienza dei padri come quello come Costantino, e in questi anni ho visto tanti ragazzi come Mario tornare
in Sardegna, ma comunque in generale nel luogo di origine, perché sarebbe sbagliato declinare questo film soltanto come un film sardo, privi di quei punti di riferimento che la generazione dei loro padri sembrava avere, insomma. Ma da questo scontro, o questa non possibilità di incontro, forse nasce un po' tutto il dramma. Io non sto dalla parte di nessuno di due, mi interessa raccontare così questo mondo con tutte le sue contraddizioni e l'avventura turistica che viene poi messa in scena e raccontata in questa storia poi le fa venire in un certo senso fuori. Però sono cresciuto dentro questa dicotomia perché appunto vengo da una terra che ha sacche ancora di forti di arcaicità, però dove la modernità è arrivata come dappertutto in maniera anche prepotente, portandosi via tutto quello che ha provato a resistere. E quando ho visto il film a Venezia, naturalmente ho pensato come tutti a Pasolini, e quest'anno a Venezia, a 45 anni dalla morte di Pasolini, c'era il tuo film e c'era Omelia contadina di Alice Rohrwacher e J.R., questo corto che proprio dalla settimana prossima sarà anche online. Ecco, quanto la lettura di Pasolini è tra le matrici di questo film? Guarda, io mentirei se ti dicessi che ho pensato a questo o a quel regista, nel senso che se uno poi guarda il film in filigrana e si è negli anni addestrato così al cinema, può trovare tutto quello che uno da spettatore ha amato. Ma questo è accaduto in questo film come negli altri. A volte il richiamo di un modello può essere consapevole e avviene persino in sceneggiatura, altre volte avviene in modo inconscio e lo realizzi a cose fatte al montaggio. Io in questi anni forse la cosa che ho saputo fare meglio è stata andare al cinema a vedere dei film, e se mai un giorno dovessero pensare a un premio per questo, credo che potrei avere qualche buona chance di prenderlo. Credo che davvero è la cosa che so fare meglio, e quindi inevitabilmente, anche se non è mai diventato davvero un lavoro il mio, tutta questa esperienza poi ha finito per entrare nei film che ho fatto, e certamente Pasolini è stato uno dei miei grandi riferimenti, ma non solo. Non mi ricordo se era credo Bernardo Bertolucci, sollecitato da Enzo Ungaro in un'occasione, in un'iniziativa che si chiamava Ladri di Cinema, a un certo punto aveva cominciato a buttare il sacco e a raccontare quali erano i suoi amori. E credo che in quell'occasione non bastasse probabilmente l'elenco telefonico. Ecco, io mi trovo un po' in questa condizione. Posso amare un regista, un film, anche per una sola sequenza, figuriamoci per un'intera opera. E quindi, per rispondere alla tua domanda, ecco, credo che sia entrato con, seppur col filtro di una storia che si eredita da un romanzo, tutto il cinema che io ho amato in questi anni, e non è solo quello di Pasolini. Ti abbiamo perso, Gianluca.
senatore. Un attimo. Ecco, il film, dicevo, è stato a Venezia, poi ha avuto una vita in sala e sono molto curioso di sapere come è stato accolto in Sardegna, perché è un film, credo, importante. Allora, guarda, quando lo giravamo, scherzavo con la mia troupe, dicevo, il film, bisogna che mi procuri un salvacondotto come facevano una volta i latitanti che dovevano, per ragioni di giustizia, scappare in Corsica. Dicevo appunto, trovatemi un modo per scappare perché il rischio è che il film, come dire, possa scaldare gli animi per alcune scene che vengono trattate, per come, per le esigenze della storia stessa, si infrangono alcuni luoghi totemici della cultura sarda, come il nuraghe, eccetera. In realtà tutto questo non è accaduto. Il film è uscito, probabilmente in un momento in cui la gente era preoccupata anche da altro, e quindi non ci sono state, quelle reazioni che qualche volta gli uffici stampa anche caldeggiano, no? Per generare curiosità intorno a un film. E devo dire, tutto sommato è stato bene accolto. Ora, poi chiaramente un film come questo divide anche, però mi pare, non lo dico certamente mentendo, mi pare che il passaparola, per quel poco che c'è stato, fosse assolutamente positivo. Parlo del pubblico. La critica invece credo si sia divisa su questo film, almeno da quel poco che ho letto, perché poi inevitabilmente, quando uno sa, come dire, di incrociare una legnata, se la fa raccontare per non prenderne atto così in prima persona. No, è sicuramente uno dei film più personali, più sorprendenti, credo, importanti di questa stranissima stagione, 2020, però sono anche convinto che sarà un film, destinato a rimanere, ecco, quando finalmente potremo ritornare in sala. È un film che può continuare a vivere, che può avere anche una vita lunga, perché è un film potente, un film, credo, anche profetico. Ecco, io credo che abbiamo esaurito il nostro tempo e ti saluto implorandoti di non farci aspettare altri 8 anni per vedere il tuo prossimo film. E il tuo prossimo film sarà ancora in Sardegna o l'abbandoni questa terra? Questo non lo so, è presto per dirlo. Va Ti bene, apprezzo. allora grazie a Salvatore Mereu, grazie a Mio Cinema e per chi ancora non l'ha visto, buona visione, buona Sandira. Per tutta la vita mi hanno educato a non credere a nulla, a non lasciarmi andare al desiderio. La fortuna però cambia anche giro. Ciao, va. Nonno, ciao. Venivano ogni estate a trovarmi, insieme alla sua compagna. Questa volta ci fermiamo anche un po' di più. Le turismo, quick adesso rendo. I teschi se ordine dove? Questo è a Sandira. C'è gente di mio paese che vuole venire vedere antico lavoro di pastore. Tu non sei mai stato a pastore. Qui si chiama qui tagare Bah, io sto dicendo per finta. Sarà la nostra reggia. E qui attorno ci faremo anche un bel villaggio di capanne. Te chi devo fare credere io inoue? Te stesso, quello che sei. Quanto ci teneva la Sandrina, che gli è costata la vita. Io sono Silvio Pestis, il magistrato in Piemonte. Tutto quello che poteva prendere fuoco, lo ha preso. All'inizio mi sono tenuto in disparte, con loro piede, da pastore antico, come volevano loro. Va, lascia tu sparare, non tu pensi che sei potuto spassire, no, va. Ma che lei sappia, a Sandira aveva dei nemici. Andiamo! Andiamo! Che ne fai? Che venivo? Ah, che non la si imparava, manca nulla ancora, non la si imparava!
I no, se non ti muovi ci perdi, tutto ci perdi. Mario! Ma non vede cosa sta succedendo? Ma lei non ha capito cosa sta succedendo? Ai vecchi non conviene discutere con i giovani, che ci perdono sempre, che sarebbero di questo mondo nuovo. È un gioco, nonno. Solo un gioco.